Il tasso di disoccupazione giovanile nell'Unione Europea rimane alto, al momento supera in media di 2,5 volte quello degli adulti, interessando oltre 5 milioni di giovani al di sotto dei 25 anni in Europa. I tassi di disoccupazione giovanile sono... Come dimostra la discussione svoltasi nell'aula di Strasburgo, alla presenza del sottosegretario italiano agli esteri Benedetto Della Vedova, è chiaro che il nuovo che avanza non convince tutti. Eppure il programma europeo Youth Guarantee dovrebbe essere un'opportunità da non sottovalutare. Destinatari del progetto sono i giovani disoccupati dai 15 ai 29 anni che non lavorano e non studiano. Al loro ingresso nel mondo del lavoro è destinato uno stanziamento di 6 miliardi di euro che potrà essere robustito da una parte del Fondo Sociale dell'Unione. L'iniziativa è estesa a tutti gli Stati membri, ma delle risorse di Youth Guarantee potranno avvalersi solo 20, quelli il cui tasso di disoccupazione giovanile supera il 25% in almeno una regione. Il piano ha durata biennale 2014-2015, ma i fondi potranno essere spesi fino al 2018. In Italia l'iniziativa prende il nome di Garanzia Giovani, ma non cambia nella sostanza. Apprendistato, stage, reinserimento formativo, impiego nel servizio civile. Queste le opportunità principali per i ragazzi disoccupati che, dal 1 maggio, hanno possibilità di farne richiesta. Ma la parte semplice del progetto, a quanto sembra, finisce qui. Se chi deve assicurare l'inserimento nel mondo del lavoro è un precario a progetto in un centro di impiego, se le aziende cercano personale qualificato anziché giovani, che magari hanno un curriculum non esaltante, non si arriva a chiudere il cerchio. Il coordinamento tra Stato e Regioni, agenzie pubbliche e private non è di certo encomiabile e le difficoltà si moltiplicano. Garantire qualcosa ai giovani non è mai facile, ed anche un semplice colloquio per aiutare chi non studia e non lavora a comprendere le proprie attitudini e aspirazioni diventa un ostacolo insormontabile. Dopo una prima iscrizione sul portale web o nei centri abilitati, in un massimo di 60 giorni ci dovrebbe essere un primo colloquio per poi ricevere una proposta di formazione e impiego nei successivi 4 mesi. I numeri dell'ultimo report mensile del Ministero del Lavoro sono però tristemente impietosi. Sui 250.772 giovani iscritti, circa 59.000 sono stati profilati, per una procedura che sembra difficile da velocizzare. Come se non bastasse, il 71,8% di occasioni di lavoro è concentrata al nord, a fronte di una massiccia richiesta al centro-sud. Eppure, l'Italia è stato il secondo paese a bussare alla porta della Commissione europea per la presentazione del programma operativo nazionale sulla Youth Guarantee. Operazione che permette al governo di disporre di 1,5 miliardi per l'iniziativa, a fronte dei 620 milioni di euro destinati ad esempio ai cugini francesi. Tutto cambia a seconda del tasso di disoccupazione giovanile, che da noi si attesta attorno al 44%, e dei programmi operativi per l'attuazione. Il modello a cui si ispira il progetto è quello finlandese, in funzione dagli anni 90, con l'obiettivo di formare entro i primi 4 mesi i ragazzi che terminano l'apprendimento scolastico. E se Laszlo Andor, commissario europeo uscente UE per impiego e affari sociali, considera l'iniziativa come una riforma strutturale di occupazione giovanile, ammette anche come il futuro della stessa sia nelle mani degli Stati membri. Risulta perciò difficile fare salti di gioia. Al nostro microfono l'opinione di un eurodeputato che di lavoro se ne intende. Sergio Cofferati, si chiama Garanzia Giovani, ma il successo non è garantito. Perché? Per niente. Una bella idea che non produce effetti. È un ammortizzatore sociale rivolto ai giovani. Ha una sua utilità, ovviamente non crea nemmeno un posto di lavoro e purtroppo anche come ammortizzatore sociale è di difficile attuazione, tant'è che in Italia molte regioni sono in grave ritardo e non ha prodotto per questo nessun risultato concreto. Come può essere modificata per funzionare meglio secondo lei? Ma intanto occorre dire la verità, presentarlo come uno strumento che crea occupazione giovanile è sbagliato, non è così. E poi come ammortizzatore va intanto rafforzato sul piano delle disponibilità, delle risorse da utilizzare per quel fine e poi vanno semplificate le procedure, così come è stato descritto e poi trasmesso
ai singoli paesi, in verità ha una struttura molto burocratica che ne impedisce l'utilizzo. Grazie.